Viene presentata la nuova scuola dell'infanzia e primaria La Madonnina. Siamo in via del Mercato a Modena. Vedete, nuova scuola dell'infanzia e primaria La Madonnina. Qui le caratteristiche dell'intervento: progetto concepito come spazio scolastico integrato e flessibile, integrato con il tessuto cittadino circostante, orientato alla sostenibilità. Servizio educativo 3.11 con scuola dell'infanzia, 3 sezioni, 26 bambini, scuola primaria, 2 cicli, 25 bambini, un totale di 328 bambini. Ci sarà una palestra, refettorio, area di sosta protetta per la consegna e ritiro. In sicurezza, attenzione all'accessibilità, fruibilità, sicurezza, spazi aperti, pertinenziali per outdoor education, essenze aromatiche, hortus conclusus, cortili dei giardini e dei sapori. Vedete l'area dove sorgerà appunto questa nuova scuola dell'infanzia e primaria, denominata La Madonnina. Vi leggo alcuni dati in attesa della conferenza, alcuni dati che sono stati forniti dall'ufficio stampa del Comune di Modena. Prende il via l'intervento della scuola innovativa, consegnato il cantiere a cura di INAIL per la realizzazione del nuovo istituto che ospiterà fino a 338 bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Sarà pronta nel 2025. Prende il via l'intervento per la realizzazione della nuova scuola innovativa a cura di INAIL nell'area dove ci troviamo in questo momento, nell'area dell'ex mercato bestiame a Modena, accanto al nuovo centro per l'impiego, il data center e agli altri interventi di rigenerazione, come ha ricordato il sindaco, rigenerazione e innovazione sviluppati nell'area nord della città. La nuova scuola, cui si accederà da via del Mercato, potrà ospitare fino a 338 bambini in 3 sezioni per la scuola dell'infanzia e 2 cicli di scuola primaria, 10 classi in entrambi i casi statali. Sarà caratterizzata da grandi pareti vetrate, cortili interni di utilizzo esclusivo, una distribuzione degli spazi a corte e l'impiego del mattone a vista come chiaro riferimento alla tradizione costruttiva locale. L'intervento, per un investimento complessivo di 7.700.000 euro, è realizzato dall'INAIL nell'ambito del piano attivato nel 2015 dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, con l'obiettivo di contribuire a realizzare edifici scolastici moderni, sicuri e sostenibili nelle aree individuate a seguito di concorsi banditi dalle regioni seguendo i criteri ministeriali. I lavori entreranno nel vivo dal mese di gennaio del prossimo anno, dopo le attività propedeutiche, che avranno una durata di circa un anno e mezzo. Vediamo ancora qui il progetto per la nuova scuola dell'infanzia primaria, La Madonnina.
tra poco parlerà il sindaco, parleranno gli assessori, parleranno ovviamente i responsabili delle aziende che hanno progettato questa scuola. La consegna del cantiere all'azienda che effettuerà l'intervento è avvenuta, avviene oggi, alla presenza del sindaco Giancarlo Muzzarelli, c'è la direttrice generale del comune Valeria Manoncelli, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, c'è Carlo Gasperini, responsabile della direzione centrale patrimonio di INAIL. Vediamo un pochino come il perché e che cosa si realizzerà. Il perché, intanto buongiorno, io sono Carlo Gasperini, responsabile della direzione centrale patrimonio dell'INAIL, che è la struttura che segue questo tipo di interventi. Questo è un intervento, l'INAIL da sempre investe in immobili e in strutture ad uso pubblico. Questo è un intervento di edilizia scolastica previsto da una norma apposita, che è la norma sulla buona scuola del 2015, in cui era previsto che INAIL destinasse 350 milioni di euro del proprio piano di investimenti proprio per il finanziamento di opere di edilizia scolastica. Sono opere di edilizia scolastica chiaramente che sono altamente innovative, con alti standard qualitativi sia strutturali sia ambientali e sia sulla sicurezza. E quindi noi, questo è il quarto cantiere che apriamo su quella linea di investimento, ne abbiamo aggiudicato un altro la scorsa settimana e partiremo con un altro cantiere sempre qui in Emilia Romagna a gennaio, e in totale erano una cinquantina di iniziative che fanno parte di questo piano di investimento. Grazie. Abbiamo sentito Carlo Gasperini, responsabile della direzione centrale patrimonio di INAIL. Come dicevo, c'è Valeria Manoncelli, direttrice generale del comune, l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, c'è il sindaco Giancarlo Muzzarelli, Fabiola Ficola, direttore regionale INAIL Emilia Romagna, e altri dirigenti, dirigente scolastico dell'IC10 Fausto Bianchi, insieme a tecnici dell'amministrazione e incaricati dall'INAIL. Provi a mettersi un attimo in braccio a concerto, che riesco a farla anche in orizzontale, perfetto. Bene, sì, no, siamo interessati a questa cosa, ci allarghiamo un pochino, non sarebbe male allargarci un po'. Ricordo, prende il via l'intervento della scuola innovativa, siamo live in diretta da via del Mercato a Modena, dove sorgerà appunto in quest'area che vedete la scuola dell'infanzia, la nuova scuola dell'infanzia e primaria La Madonnina. Oggi viene consegnato il cantiere a cura di INAIL, nuovo istituto che ospiterà 338 bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Sarà pronta nel 2025. Anche quando non sarà più subito. Ora noi abbiamo una frequentazione per messaggini. Abbiamo una storia. Avete creato, esatto. Avete creato un gruppo? No, no, sì, è una storia tra me e il sindaco. È una storia nostra. Sentiamo anche il sindaco. Devo esprimere una soddisfazione per la tenacia che Modena ha messo per ottenere questo risultato dal 2015 ad oggi con INAIL, con i ministeri, per ottenere una scuola moderna e rigenerare questo luogo ed avere una scuola non solo innovativa, non solo ecologica, ma soprattutto nelle condizioni di eccellenza da un punto di vista costruttivo, da un punto di vista degli spazi del verde, per garantire ai nostri ragazzi qualità, oltre alla qualità degli insegnanti. Insomma, è una rigenerazione del luogo che vede il data center, che vede il centro per l'impiego in costruzione,
che vede da gennaio l'operatività completa di questa costruzione, che entro l'estate del 2025 sarà finita, per consentire ai nostri ragazzi di avere un luogo magico e con la determinazione e la forza di Modena a costruire futuro. Abbiamo sentito anche il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, ricordo che c'è anche la direttrice generale del comune Valeria Maloncelli, c'è l'assessore ai lavori pubblici Andrea Bosi, Carlo Gasperini che abbiamo sentito prima, responsabile della direzione centrale patrimonio di INAIL. Tra poco parleranno appunto i presenti. Ci sono tecnici dell'amministrazione incaricati dall'INAIL, c'è il dirigente scolastico dell'ICI 10 Fausto Bianchi, mentre continuiamo a vedere l'area dove sorgerà la nuova scuola primaria dell'infanzia, la Madonnina. Noi ci troviamo in via del mercato, siamo live. Allora possiamo iniziare. Allora intanto buongiorno, grazie. Questa è un'altra occasione molto importante per la comunità modenese. Potrei dire la tenacia di Modena e la responsabilità dell'INAIL, perché gli altri li abbiamo dovuti tutti. Però siamo uno dei pochi cantieri che è partito con il progetto Scuole Innovative del governo Renzi e che oggi è nella fase di partenza effettiva. È stato un lungo percorso, grande tenacia, determinazione, buone relazioni. Ringrazio in particolare il Gasperini perché l'ho stalkerizzato per molto tempo, ma lui è stato persona per bene che ha concordato e realizzato il timing che avevamo fatto insieme. L'obiettivo naturalmente per Modena ha più valenze. Primo, la rigenerazione di questo luogo che diventerà un luogo vivo, vero, profondo della nuova Modena. Il secondo, perché stiamo già costruendo
il data center è già operativo, il centro per l'impiego è in costruzione, stiamo sbloccando tutte le altre operazioni dell'ex mercato bestiame e la scuola innovativa consente di mettere le radici per il futuro delle giovani coppie e della comunità. E quindi da questo punto di vista utilizzare 7,7 milioni di euro di INEI per un cantiere che per fortuna è stato vinto anche da un'impresa modenese, per cui possiamo stalkerizzare anche l'impresa, certo, conosco tutti i giorni, quindi cercheremo di seguire, perché nell'estate del 2025 vogliamo inaugurare questa scuola per consentire ai giovani di avere una scuola innovativa, moderna, sostenibile, ecologica, di qualità, con professionalità di qualità. Ringrazio il dirigente scolastico, ringrazio tutti coloro che ogni giorno stanno svolgendo una funzione straordinaria per i nostri figli. Io questa mattina, nel giorno di UNICEF, per la dichiarazione universale, abbiamo ricevuto una classe in comune, quindi abbiamo dato un segnale molto chiaro di come le parole fanno la differenza nella modernità e soprattutto nella vita quotidiana delle persone. E quindi oggi è un tassello fondamentale per sbloccare definitivamente l'area. Naturalmente anche gli altri obiettivi che ci siamo posti, come il nostro hub di mobilità, ma anche alcune altre risposte che stiamo costruendo, rifaranno completamente la rigenerazione completa di tutto questo, che aumenterà la qualità di questa area nord di Modena, ma anche il valore di tutta l'area nord di Modena, compreso le abitazioni, compreso la vita collettiva della comunità. Insomma, siamo molto contenti, ringrazio INAI e naturalmente ringrazio tutte le strutture del comune, perché uno dei motivi per cui poi siamo arrivati in porto è stato che dopo il bando nazionale qualcuno doveva fare il progetto esecutivo e quindi bisognava mettersi lì e fare il progetto esecutivo. Abbiamo messo lì i tecnici del comune, che ringrazio, perché alla fine insieme a INE abbiamo calibrato il progetto come doveva essere e oggi il risultato è che c'è il progetto, è stato approvato, è andato avanti, ha avuto la gara, c'è l'impresa che è qua e quindi la conoscete, quindi potete rompere le palle tutti all'impresa. 3, 4, e quindi mi sembra che sia a posto, no? Mi sembra che la sintesi sia efficace, no? Spalle, prego. Sì, no, volevo solo aggiungere due parole. Ringrazio il sindaco. Spesso le sinergie tra amministrazioni pubbliche funzionano se c'è senso di responsabilità, determinazione, impegno. Già ha detto il sindaco, questo è un progetto che abbiamo portato avanti in due amministrazioni, è uno dei primi progetti che poi alla fine hanno visto la luce, nel senso che siamo riusciti ad appartarli. Considerate che nell'asset di investimento scuole innovative erano partite 56 iniziative a livello nazionale, questo è il quarto cantiere che apriamo, quindi, ed è il più grande rispetto ai tre che già abbiamo aperto. Questo io, il sindaco già ha ringraziato le sue strutture, io vorrei ringraziare anche tutte le strutture dell'INAI che hanno partecipato alla realizzazione di questo progetto, tutti il personale sia tecnico che amministrativo che lavora nella mia direzione, che ha fatto sì di rispettare gli impegni che ci avevamo pure dati. Noi ci siamo visti i primi di aprile quando abbiamo acquisito il terreno e alla fine dai primi di aprile a oggi siamo riusciti a consegnare il cantiere e quindi abbiamo aggiudicato la gara, effettuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, acquisito l'area e chiuso l'accordo con l'impresa. Quindi abbiamo rispettato gli obiettivi che ci eravamo dati e più che altro siamo stati nei tempi previsti dal codice per l'appalto e l'aggiudicazione delle opere. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Prego. La scuola? Niente, per noi è una grande opportunità, perché possiamo allargarci, possiamo avere qualche spazio in più per i nostri ragazzi, per la scuola primaria e anche per la scuola madonnina, scuola di infanzia madonnina che è qua vicino, e trovando qui una collocazione adeguata, quindi ecosostenibile, come diceva il sindaco, in un quartiere che si sta riammodernando, che sembrava un po' più abbandonato qualche anno fa, invece adesso stanno sorgendo intorno altri edifici e quindi è un'opportunità per tutti per far rivivere la città e dare nuovi spazi ai nostri ragazzi. Grazie.
Bene. Se non interviene nessun altro, ci sono domande? Svolgimento. Le avete già fatte tutte? Voto. Svolgimento, voto. Andiamo. Via. Buon lavoro. Possiamo iniziare. Grazie. Vai. Grazie a tutti. Grazie. Con questo noi chiudiamo il nostro servizio in diretta, potrete rivedere le immagini anche in registrato sui nostri canali social, Facebook, YouTube, sulla web TV, sul sito modenanovi.it. Ricordo che abbiamo parlato dell'intervento della scuola innovativa che prende il via oggi con la consegna del cantiere a cura di INAIL per la realizzazione del nuovo istituto che ospiterà qui nella zona di Via del Mercato fino a 338 bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Sarà pronta nel 2025.